vittoria del sostegno alla povertà al sondaggio popolare sul bilancio partecipato da Agrigento. L'intervento di Anna Marino, dei volontari di strada, Irene Milisenda. Dopo la conclusione del sondaggio di democrazia partecipata per decidere la destinazione del 2% delle somme erogate dalla regione siciliana al comune di Agrigento, quasi 55.000 euro, l'iniziativa dell'area fitness a San Leone è stata in testa alla classifica delle opzioni sul sito internet del comune di Agrigento con 459 voti. Poi però sono stati conteggiati anche i voti espressi nelle urne della biblioteca comunale e la scelta del sostegno alla povertà ha superato l'area fitness. Dunque vi è ampia soddisfazione per una delle associazioni coinvolte, i volontari di strada, che si sono battuti affinché tali fondi fossero destinati alle famiglie che ne hanno più bisogno. Con il perdurare, se non l'aggravarsi della crisi, sono sempre più numerose le situazioni di estremo disagio in tutta Italia e anche nel nostro territorio agrigentino. È aumentato il numero dei nuclei familiari con figli minori e adolescenti che vivono forti difficoltà legate al basso reddito e alla mancanza di lavoro con sfratti, indebitamenti, famiglie costrette a vivere separatamente o ad abitare in casa senza luce, acqua calda o a condividere con altre persone case e addirittura camere. Ed è cresciuto anche in ambito sanitario il numero di famiglie che chiede assistenza medica. Il sondaggio è stato molto difficoltoso, noi abbiamo cercato di coinvolgere più persone possibile, però soprattutto i diversi interessati, i diretti interessati. E io voglio fare una precisazione, che dietro tutta questa opera di sensibilizzazione non c'erano solo i volontari di strada, ma c'erano tutte le associazioni che si occupano di povertà agrigentine. C'era la Caritas, c'era il Centro Aiuto alla Vita, c'era l'Unitalsi, c'erano il volontariato vincenziano, le suore missionarie di Porta Aperta. E abbiamo fatto una grande riunione, ci siamo resi conto che era un'opportunità che non potevamo tralasciare, considerato che avere un lavoro oggi è come vincere all'otto, considerato che i trasferimenti della regione e quelli dello Stato sono sempre esigui ad affrontare una situazione del genere. Durante quella riunione abbiamo fatto anche una proposta al sindaco, l'abbiamo inviato tramite lettera, che è quella di istituire un apposito capitolo di bilancio denominato proprio emergenza povertà per tutti quei gravi casi di cui soffrono molta gente e che sono documentati e certificati dalla professionalità degli assistenti sociali. Adesso passa tutto nelle mani dell'amministrazione comunale, per la quale noi riponiamo tantissima fiducia per il modo come riusciranno a impiegare queste somme. Lasciatemi dire una cosa importantissima, quella di ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto, che ci hanno creduto. Io so che l'Agrigentino ha il cuore grande, noi lo sappiamo perché quotidianamente ci aiutano con latte, con generi alimentari di prima necessità. Lanciamo un messaggio a chi ha votato l'area fitness. Siamo in prossimità della Santa Pasqua, aiutateci a raccogliere alimenti e parlo di alimenti di prima necessità e non solo. In questo momento abbiamo bisogno del latte Mel Niuno che va a favore di una bambina nata prematura, è un mese e ha tanta voglia di crescere.